telespettatori di RTA, bentornati all'informazione locale. Il vice sindaco di Bedogna, Christian Squeri, ha aderito a Fratelli d'Italia. La scelta è stata accolta con entusiasmo dalla formazione politica guidata da Giorgia Meloni, i cui rappresentanti locali stanno lavorando per conseguire un radicamento capillare sul territorio. Per comunicare alla cittadinanza della Valtaro Valceno l'adesione al nostro partito di Christian Squeri, vice sindaco di Bedogna. Ringrazio per la loro presenza Priamo Bocchi, responsabile provinciale enti locali, Massimo De Matteis, responsabile provinciale dell'organizzazione, perché con la loro presenza Fratelli d'Italia vuole testimoniare di essere vicino sia alle esigenze dei consiglieri comunali civici impegnati nei comuni di montagna, sia alle necessità di radicare il partito nel territorio di montagna con una adeguata struttura organizzativa. Il nostro partito sta crescendo nei sondaggi a cifre 18-19% di oggi, che richiedono sempre più responsabilità ed efficacia nel rispondere alle necessità dei cittadini e dei territori, in modo particolare se si tratta di realtà in gravi disagi e difficoltà come sono le nostre di montagna. Un grazie sentito dunque va anche a Christian Squeri, che nel dare la sua fiducia a Fratelli d'Italia ci garantisce una preziosa risorsa di giovane amministratore attento e capace, di cui il nostro partito aveva particolare bisogno nel nostro territorio. Con l'auspicio che anche altri consiglieri e amministratori civici della nostra montagna possano fare la stessa scelta di Christian. Innanzitutto esprimo la grande soddisfazione e l'orgoglio per celebrare così oggi l'adesione di Christian al nostro partito. È l'ennesima testimonianza, sono tante in questi giorni, in queste settimane, di una crescente attenzione, interesse di tante persone, di tanti amministratori capaci come Christian, verso un partito che ha dimostrato credibilità, coerenza e che quindi oggi ha l'ambizione, e lo dichiariamo apertamente, di diventare la prima forza del centrodestra. Questo è una grossa ambizione ovviamente, ma comporta una grande responsabilità, una parola che ha già citato Rodolfo e che mi piace ripetere, perché veramente sentiamo la grande responsabilità di una forza politica che sta crescendo così tanto, che riscuote così tanta interesse e consenso e che si deve dotare sempre più di una struttura, di una organizzazione, di una classe dirigente capace all'altezza dell'amor patrio, dell'amore per la nostra gente, per la nostra terra che abbiamo nel nostro cuore. Quindi ringrazio la stampa che è venuta, auguro un gran buon lavoro a Christian, che già da oggi, lo dicevo prima, è il referente di fatto di Fratelli d'Italia a Bedogna, e sono certo che attraverso lui, con Rodolfo e con le persone che sapranno mobilitare, riusciremo a crescere anche in queste terre così problematiche, così difficili e così belle. Il crescendo di adesioni e di fiducia che è la cittadinanza, che la gente riserva a Fratelli d'Italia, ecco, ci gratifica, e questo è poi tra l'altro testimoniato e confermato dall'adesione di oggi di Christian Squeri, che salutiamo calorosamente, a cui auguriamo buon lavoro, non solo nella sua veste di amministratore e di vice sindaco di un importante comune della nostra provincia, ma anche di credibile e autorevole esponente di Fratelli d'Italia in questo territorio. Ringrazio il circolo territoriale della Valtaro, guidato da Rodolfo Marchini. Questa è, diciamo, la dimostrazione che il nostro partito intende meritare appieno la fiducia, e queste nuove adesioni che danno sicuramente sostanza e importanza alla nostra proposta politica di buon governo, dove lo stiamo dimostrando, questo è evidente, sarà in futuro anche una realtà anche per questo territorio. Nel motivare la propria scelta, Squeri ha ribadito che essa non influirà sul proprio impegno amministrativo locale, giudicando molto proficuo il lavoro che l'amministrazione comunale civica di Bedogna sta svolgendo a favore del Paese.
Motivo per me di orgoglio essere qui a Borgo Valditano insieme al direttivo provinciale di Fratelli d'Italia. Pur essendo vice sindaco del comune di Bedogna, ho voluto Borgataro come sede di presentazione perché credo che il lavoro che si dovrà svolgere in collaborazione con il coordinatore della Valtaro e della Valceno, Rodolfo Marchini, sarà un lavoro di squadra che vada a coinvolgere tutti i cittadini dei nostri comuni montani delle due valli per aumentare i consensi del nostro partito. Sono vice sindaco di una coalizione civica Bedogna, ho ottimi rapporti con il nostro sindaco Serpagli e pur avendo idee politiche differenti, queste non ci impediscono assolutissimamente di collaborare proficuamente per il bene del nostro comune. Anzi, a volte la diversità penso sia rappresenta una ricchezza. Ringrazio quindi De Matteis, Bocchi e Marchini per essere oggi qui al mio fianco e per avermi dato fiducia e responsabilità all'interno del nostro partito. Voltiamo pagina. La provincia di Parma, Servizio Viabilità, informa che a partire dalle 13 di oggi sono stati istituiti il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e la limitazione della velocità a 30 km orari sul ponte posto sulla strada provinciale 42 delle Mozzola in comune di Valmozzola. La misura si è resa necessaria poiché a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio Provinciale Viabilità sono emerse alcune criticità a carico del manufatto. Le verifiche sono state effettuate nell'ambito del piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali avviato proprio dall'ente. I consiglieri regionali della Lega, Rainieri e Docchi, chiedono alla Regione lavori urgenti a Santa Maria del Taro nel comune di Tornolo. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dello stradello che collega Santa Maria del Taro a Vallombraria per renderlo fruibile nell'imminente stagione estiva. È quanto chiedono in una interrogazione alla Giunta regionale i consigli del gruppo Lega Emilia Romagna Fabio Rainieri, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, ed Emiliano Occhi. Lo stradello è tuttora chiuso nonostante sia stato recentemente oggetto di lavori programmati dalla Regione per il ripristino del muro d'argine sul fiume Taro ed il sostegno allo stesso, hanno spiegato i leghisti. Sopra di esso si è innescato un movimento franoso che lo rende pericoloso per chi lo attraversa. Proprio perché durante l'estate è molto frequentato e ha quindi una sua significativa importanza per il turismo locale, sarebbe opportuno metterlo in sicurezza quanto prima. Un aggiornamento sulla situazione Covid nel comune di Borgotaro. Alla data di ieri 20 i casi positivi, di cui uno ricoverato al Covid Hospital provinciale Barbieri di Parma. E Parma e provincia continuano a rispondere più che bene alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid, superate le 8.000 prenotazioni sul sito della regione per la fascia d'età che va dai 50 ai 54 anni. Ed ora cambiamo ancora argomento. Nel comune francese di Morangis è stato inaugurato il totem del gemellaggio. Il comune è infatti gemellato con diverse realtà europee, compreso dal 2009 il paese di Bedogna. Il nome del comune di Bedogna si ritaglia un nuovo spazio in Europa. Lo scorso 8 maggio, giornata della liberazione in Francia, nel comune di Morangis, gemellato nel 2009 con il comune di Bedogna, è stato inaugurato il totem del gemellaggio, a testimonianza del legame culturale che collega Morangis a tutta l'Europa. Chard per quanto riguarda il Regno Unito, Plat in Germania, Les Ardieux in Francia e Bedogna per quanto riguarda l'Italia. All'inaugurazione tenuta in pubblico è intervenuta il sindaco del comune francese Brigitte Vermillier. Oggi ho finalmente l'onore di inaugurare un totem, simbolo di un legame di amicizia ritrovata. Ho sempre cercato di conservare i valori di Morangis, del suo patrimonio e della sua cultura. Il gemellaggio, prosegue la prima cittadina, dovrà continuare ad essere un momento di scambio di conoscenze, amicizia e apprendimento di ricchezze culturali da scoprire. Ringrazio tutti i sindaci con cui siamo gemellati nella speranza di poterci incontrare nuovamente e presto. Successivamente è intervenuta anche Martine Musat, assessore alla cultura. Questo totem simboleggia quanto Morangis sia fiero di essere gemellato con così tanti altri comuni in Europa. È seguito un saluto di tutti i sindaci dei comuni gemellati in modalità telematica
compreso il primo cittadino di Bedonia, Giampaolo Serpagli. A Bedonia abbiamo diversi gruppi di volontariato e la nostra banda, la Glenn Miller Band. Si tratta di eccellenze del nostro territorio, tanto che tutti si sono adoperati per aiutare la comunità in periodo di pandemia, come nel consegnare la spesa a casa o i medicinali alle persone che ne avevano maggior bisogno. Mi piacerebbe il prima possibile riallacciare un rapporto di persona con il comune francese di Morangy, in modo da scambiarci buone pratiche di amministrazione. Come abbiamo anticipato nel TG di ieri sera, tra poco alle ore 21 la nostra emittente trasmetterà la commedia dialettale del Fiodalburgo, Arsenico e funghi, in ricordo di Franco Brugnoli, che ci ha lasciato improvvisamente una settimana fa. Si capisce, si capisce. Su Fiodalburgo, su un gometta mica la scala. No, è proprio vero. E su Fiodalburgo, un gometta tutto duro. Si capisce, come va la tua scala, con chi te ne vuoi. Però tutti quei cagava lei, tutti i pretendenti ti hai fatto scappare. E mi avrei fatto scappare i pretendenti alla tua fiora. La classe Beckley non era mai uscita a Pia Marie. Giusto appunto, non era mai uscita a Marie. Mai. No, è diversa. A metà è giusta, a metà è sbagliata. Non era mai uscita a Pia Marie, tu avrei fatto piattia a lei. Questo amore si dice. Tu tangherò qui lì, vorrei dire a poco, qui che doveva sposare lei, ditti che fatti tutti scappare, eccolo. Ah, ma se sì. Parli di cui due o tre spiegassi, che ho fatto capire che era meglio perdi a Catruvaia, ti sto dito, non mi avessi sovelli le Pia Maria. Io ti sto ripetendo che doveva sposare a lei, mica tive, ti capisci o no te bambino? Quasi che le mie, anche con l'ultimo povero lì che ne tanto fatto diventare amato che non stiamo fatti niente come ho visto stamattina. Sì, sì, capisco. Che parli di Riccardo? Giusto appunto. Mela, libera nostri domini. Scusa, a questo cara. Un preputante lei. No, io ti domando che te un po' surdo, ho detto un guava la rugna forse. Era un gran preputante, t'ho detto. Ah, un preputante. E quando io lui sedo come vedo già mo, in tu ricovero. Prima di tutto una mia preputante, perché vorrei un po' un guava amica al busca io ci, e ti dà fastidio che ti puoi sempre comandare. Secondariamente ti trovo a ricovero, in te pignacca a ricovero, te gramo con la zia. Te ricomanci, te ricomanci. Ah no, mi lo ricomanci, io la so come cagno lì, ti ha detto che va a cagnare. Tua che la mia figlia è penso mite, capito? Allora, siccome giusto appunto, almeno all'anagrafe appare che sia anche la mia figlia, no? Perché c'è due volte, comprare lì. Lascia pittà pure che aumenta a 40 anni, tu che sposa quando è vecchia, torna! E se piace Riccardo, e che sta pia! Perché? Mi sparli turna! Quanto a questo a me non mi interessa che se fosse per cui chi sta sbrogli lui, mi interessa mica. O Riccardo, o mica Riccardo, mi interessa mica. A chi ti interessa mica? Sì. Ma mica so somari, so affari, mi interessi. E quindi non sarei ni so per lei. Beh, è un fatto obiettivo le da dire, che ti un cui un asso, un sciocco, che sarei io qui presente, te trova. E fai in modo che se trova anche a lei un cui un asso. Per fare fa la vita che ho fatto mia, per fare la tribulà, povera figlia. Non c'è dubbio. Mai! No, mai lo dico io, perché non c'è dubbio, perché anche mica la tua testa aveva da fare la tua vita. E giù, vedi caga la tua. Tira giù col bastone lì che ti ha dato la testa che ti spacchi in più topo. Mi uomo che mi sono savoruto il ballo stamattina, voi da poco. Lui che scappa la pazienza. Si capisce, si capisce. Ma udanamente a me marbunani, ma quando mi dicevi, ma non sta sposando lui, che un lasarò, o ti farà tribulare. Ma gava ragione. Con la brutta più giunassa, sfruttacciona, si capisce. E ti dirò che sono stanca basso, sono stanca basso, tu sì. Dico un peso, sai? Me mano, povera donna, sai perché? Amore mia, perché diceva che mi ero mica un buon partì, forse. Perché era tirato come la pelle del tamburo, fava gomito. Ah, la gomito, me mano, ma di fuori faceva gomito. Ma fermo di chi che mi spacco la testa, ma una caspita. Tira su col bastone, tira su col bagaglio lì, perché una volta che ti hai provato, sei tutto di sciafoco, ti ho tratta a gambalare. Ah, provuta stavolta, ma mi premo la bava. Venga lui tutto dal gomito da poco. Sai questo fa? Perché siccome vivo via e voi mica la birra stamattina che ho dato un lontano per la fare. Ti metti lì, pitta il tuo gusto, chissà che almeno fuori ti fa che mi qualche malattia e vada via l'olio il tiro. Per
Per festeggiare l'arrivo della primavera venite alla ditta Nuovo Montelli, dove troverete non solo frutta e verdura, ma anche piante da frutto, fiori in vaso e piantine da orto. La Nuovo Montelli informa la gentilissima clientela che continua il servizio a domicilio in tutto il territorio, con grande successo. Nuovo Montelli, negozi in via Cassio, magazzino via Europa. Superlativo Nuovo Montelli, da Montelli prezzi belli. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Che finisce negli scarichi, arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata, con tutta la qualità che ci contraddistingue da anni. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità, direttamente nel vostro congelatore. E come sempre vi aspettiamo anche solo per ricevere il buongiorno. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia. Qualità senza compromessi. Da Baudassi, prezzi bassi. È iniziata la primavera. Trattorino tagliaerba Bluebird 432 cc 1990 euro. Tagliaerba Marina System 4x4 859 euro. Carriola in plastica 2 ruote 110 euro. Motosega Husqvarna 120 Mark II 199 euro. Smalti Fernovus con antiruggine, colori assortiti 19,90 euro. Pittura traspirante da interno Max Meyer, litri 12, 35 euro. Impregnante da legno, colori assortiti, 2,5 litri, euro 22,50. Ma sì, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Finalmente si ritorna a tavola. Il ristorante Manobiola vi aspetta con la sua strepitosa cucina casalinga, dove i grandi protagonisti sono i funghi porcini nostrani tutto l'anno, i tantissimi piatti cucinati a base di cacciagione in tutte le versioni. Dunque, ristorante Manobiola, la scelta giusta a Bergotto di Berceto. Per prenotare, telefono 0525 64 511 e buon appetito. Si ritorna a tavola. Davide e Bruno della ditta DM Elettrodomestici e TV proseguono la primavera con tantissime offerte e novità interessanti. Padelle, pentole e tegami marca Ballarini Made in Italy, garantite 5 anni. Offerta del 30 e 40% su tutti i nostri detersivi miele. Decoder digitale terrestre T2 per nuovo digitale terrestre in vigore da settembre. Cam e decoder digitale terrestre S2 per impianti satellitari. Lavatrice Hyundai 8 kg. App
più scontatissima, da 429 a soli 329 euro. Orologi da parete di tutte le misure a prezzi bassissimi. Si ricorda la gentile clientela che la ditta prosegue inoltre nell'installazione, riparazione e assistenza di tutti i vostri elettrodomestici. E da oggi potete seguirci anche sulla pagina Facebook. DM Elettrodomestici la trovi in Largo Roma 3, Borgotaro, Parma. Ho accettato molto volentieri di venire a parlare di Insieme per Vivere, di questa piccola grande associazione di volontariato che in tutti questi anni si è adoperata per poter attrezzare il nostro ospedale con una strumentazione tecnologica avanzata per permettere di essere all'avanguardia e quindi efficiente sul territorio e rispettata. Noi come popolazione ne abbiamo goduto e ne continueremo a godere. Dall'83 Insieme per Vivere ha sempre lavorato per dotare questo nostro ospedale di una strumentazione all'avanguardia diagnostica e terapeutica per tutti i reparti. Dona il tuo 5 per 1000 a Insieme per Vivere. È in programma la 7ª edizione della 100 Croci Trial organizzata dall'SD Spirito Tarsogno. Domenica 16 maggio a Tarsogno partiranno 270 atleti già iscritti per la prima gara post-Covid dopo la gara virtuale fatta l'anno scorso per ricordare il nostro amico Francesco Camisa, che aveva raccolto molti fondi per le Croce Rosse di Bedonia e di Varese Ligure. Quest'anno replicheremo in presenza con gli atleti che partiranno distanziati e in griglie ben definite da 16 alla volta. Il percorso si svolgerà da Tarsogno per risalire fino a metà montagna, poi ridiscendere verso Tornolo e sfiorare il fiume Taro. Quindi una lunga risalita verso il nostro finale per avvicinarsi poi alle frazioni di Casale e una volta risalito ancora il monte si andrà verso Varese Ligure in vista del mare per poi risalire al passo 100 Croci. Gli ultimi sforzi porteranno tutti gli atleti sul Monte Zuccone e al 53esimo chilometro arriveranno finalmente in paese risalendo la mitica scala. Per noi è un vanto avere più di 150 volontari che si dedicheranno tutto il giorno agli atleti e per seguire tutte le normative anti-Covid. In tutto questo abbiamo vinto anche il premio Primo l'Ambiente come gara che più ricicla e mantiene intatto il percorso. Grazie a tutti, a presto. Domani è sabato, 15 maggio, avremo nuvolosità variabile con tratti di sereno alternati ad annuvolamenti più compatti, possibili deboli e locali piovaschi, più probabili sui crinali appenninici emiliani nel pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime tra 16 e 18 gradi. I venti saranno inizialmente deboli occidentali con tendenza ad aumento della ventilazione dal pomeriggio con venti localmente forti con raffiche sui crinali appenninici. Uno sguardo ai programmi, alle 20.35 Salute e Società, alle 21 come anticipato Arsenico e Funghi, commedia dialettale dei Fiù dal Borgo, è l'ultima commedia portata in scena da Franco Brugnoli. A seguire il telegiornale, Balla che ti passa e Rivediamoli. È tutto, grazie, buona serata e a domani.